Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video, sono TonyGamer17. Allora ragazzi, vi siete mai chiesti come fanno a fare quel tipo di breve annuncio che inseriscono nelle live oppure nei telegiornali? E quindi ho provato a smanettare un po' su Chrome e quindi ho trovato questo piccolo programmino H2R Graphics. Basta che andate a cercarlo, quindi scrivete H2R Graphics, ecco qua, e qui in basso c'è scritto scarica per Linux, per chi ha Linux, Windows e Mac, e una volta scaricato chiudiamo direttamente Chrome. Allora, dobbiamo avviare il nostro programmino. Ragazzi, io non voglio annoiarvi, quindi faremo subito subito questo tutorial perché il metodo è molto molto semplice. Allora, se volete registrarvi con OBS Studio e volete mettere questo tipo di annuncio, questo annuncio, sì. Usate questo HDR Graphics, però su OBS non ci resta che ecco, come potete vedere in basso a me c'è scritto io non riesco a vederlo. Se avessi un altro monitor potevo collegare un altro cavo e vedere, mentre tu puoi vedere la scritta che sta in movimento, quindi questa piccola striscia. Allora, OBS Studio, e su cattura la finestra io faccio aggiungi. Sì, aggiungi. Allora, voi dovete creare una fonte, quindi più crea una fonte. Una volta creato, basta andare su cattura la finestra. Quindi cattura la finestra. Quale finestra? Questa. Questa qui. E come si fa a fare questo tipo di effetto? Cioè, come si fa a fare questo tipo di effetto? Beh, andiamo su H2R. Ecco qua. E qui potete mettere qualsiasi cosa. Il metodo è sempre quello, solo che cambia un'opzione diversa, quindi abbiamo il tempo, il logo, il messaggio, la chat, l'immagine, i punti, capito? Quindi vado un attimo su Ticker, quindi ciao amico o amica, e quindi adesso scrivo come stai, ecco qua, come stai. E quindi metto show, però per aprire questo, ecco come potete vedere lì è cambiato, quindi come stai? Non so se è cambiato anche qua sotto. Sì, qua sotto. Vado, ecco così, sembra che di sì, è cambiato. Quindi, un attimo questo, quindi possiamo anche spostare il breve annuncio, come potete vedere, in basso, ecco. Sì. Allora, come potete vedere su blu, ecco su blu, qui è uscito la selezione su cattura lo schermo. Quindi io adesso su cattura lo schermo metto aggiungi. Aggiungi la cattura alla finestra. Quindi ok, ecco, come potete vedere, ok. E l'ho messa. Quindi adesso vado ad avviare questa, la metto qui perché non dovete nascondere questa finestra, dovete per forza tenerla aperta oppure metterla qua sotto come faccio io. Quindi su questa, aspettate, ecco questa, ecco, sto muovendo questo breve annuncio. Ha selezionato la cattura alla finestra di questa fonte, ma se adesso vado a cliccare quest'altra mi seleziona questa, quindi significa che qui non c'è niente. Ecco, come potete vedere non c'è niente. Quindi adesso vado su aggiungi, metto cattura alla finestra e
mettiamo ok, ecco qua. E sì, automatico, ok. Ecco, guardate quante ne posso mettere. Guardate, parecchie. Però vado un attimo su Chroma. Scusate tanto, ma lo schermo verde non so perché esca. Quindi provate voi perché io basta che rimuovo tutte queste cose. Sì. Sì. Sì, le sto rimuovendo tutte. Ecco, questa qui è cattura la finestra di quest'altro. Quindi, se provi, se bravo, brava a fare dei grandi ragionamenti, capirai sicuramente come funziona questo annuncio che esce sotto ai video e che fa questo tipo di effetto in movimento. Quindi, faccio così. Tanto lo so che sta ancora uscendo questo effetto qua sotto, quindi lo posiziono, ecco, e vale lo stesso anche per Streamlabs OBS. Dov'è? Allora, dov'è Streamlabs OBS? Vediamo se te lo trovo. Ecco qua, Streamlabs. Allora, qui è la stessa cosa, solo che qua potete mettere più cose. Ma adesso, questo qui è un video tutorial su come usare questo H2R Graphics su OBS. Quindi, se questo video vi è stato utilissimo, basta rivederlo di nuovo e capire perché non ci vuole niente, basta anche ragionarci un po' su. Quindi, grazie tante per questa visione. Lascia like se il video ti è stato utilissimo e iscriviti se ti è stato utile questo video, così ne farò altri per spiegarti, non so, semplicemente dire due o tre cose così almeno capisci subito subito. Quindi grazie a tutti. E noi ci vediamo ad un prossimo video. Ciao a tutti!